Quella che sto per raccontare è la storia di un viaggio in Namibia. Cosa vuol dire attraversare sto deserto per 4.000 km? Oh mio Dio! Io ci credo in te. Questo pacco di patatine è grande quanto me. Torniamo indietro, dobbiamo per forza tornare indietro. Fare gli stupidi. È uscita la gomma dal cerchio. Sta prendendo tutto fuoco, Ludo! Quella a cui ho regalato il bracciale è diventata mia moglie, con le zizze di fuori. Ma facciamo un passo alla volta. Di quanto sarà faticoso sto viaggio, arriviamo in Namibia stanchi morti, direttamente dall'altra parte del mondo. Eravamo in Giappone fino al giorno prima, ma oggi siamo nel centro di Windhoek. Vabbè, siamo nella capitale della Namibia e questa è la nostra stanza. E per fortuna, per oggi non dobbiamo fare più niente tranne svaccarci e porci domande che avremmo potuto farci prima. C'è la malaria in Namibia? E l'avventura della vita inizia sull'amaca. Tanto un buon odore. Sai cosa dovremmo fare? Ci meritiamo un bel ristorante. Sì. Stasera sì, è 2 giorni che non mangiamo. Ma visto che è ancora presto, ci spostiamo in centro a fare provviste. Più che una città, sembra un outlet questo posto. Un outlet stile colonia tedesca Hansel e Gretel. Vabbè, non si viene in Namibia per le città, per cui ci sbrighiamo a fare le provviste di sopravvivenza. Il problema è che da qui in poi, dove siamo in città, non ci sarà più niente. Cioè, o sicuramente non ci sarà un supermercato così fornito. E siamo riusciti a comprare solo schifezze. Fagioli, pomodori, fagioli, pomodori, fagioli. Io ho preso delle salse piccanti, dei pacchi di patatine, aromatizzante per la carne. Vabbè, poi andiamo a comprare altra roba utile, sempre per la sopravvivenza. Figo e figo. Lo prendo o non lo prendo? Sembra un ranger. Sembra un ranger? Sì, certo. I need a rifle now. Ma di fucili non ne avevano, e quindi andiamo di arco. Io penso che un arco sia una buona idea. E finalmente arriva sera. L'unica cosa che ci vuole adesso è una birra e una bistecca di... di zebra. In questo spiedino c'è Kuru, zebra e orice. Ma il mio preferito è... Posso dire che il coccodrillo è il mio preferito. Di pollo. Però come se lasciassi il pollo in mezzo all'acqua salata per sempre. Infatti qui in Namibia il piatto tipico è il safari. Mentre lasciamo la città, vi spiego perché è così figo sto paese. La Namibia si trova nella parte più a sud dell'Africa, è grande 3 volte l'Italia, ma ha solo 2 milioni di abitanti. È come se in tutta Italia vivessero gli abitanti di Palermo. La maggior parte dei namibiani vive a Windhoek, la capitale, quindi tutto il resto è deserto. Non ci sono strade, ma solo un sacco di polvere, animali e il deserto. Questo rende la Namibia universalmente conosciuta come il mio posto preferito. E così facciamo strada verso nord. Da queste parti vivono gli animali più incredibili del pianeta. I ghepardi. Facciamo una pausa al Cheetah Conservation Fund. Il nostro viaggio è più avventuroso di così, ma ci sembrava giusto raccontare il lavoro che questa associazione fa per proteggere i ghepardi. Nonostante la Namibia sia il posto al mondo con più esemplari in assoluto, circa 3.000,
ancora c'è tanta strada da fare affinché le cose possano essere normali. Qui in Namibia, per esempio, gli allevatori, per proteggere il bestiame, uccidono anche i ghepardi. Nel centro ci sono tre tipi di ospiti: quelli che ormai non sono più in grado di tornare in libertà, che vivono in delle aree recintate. She will not able to catch a springbok or duiker. She will only become a livestock problem, sheep and goats. And the farmer get angry, the owner of the sheep get angry, and for sure will kill. Quelli che sono stati recuperati da poco e che sono in miglioramento. E quelli che stanno per essere rimessi in libertà, che però non possono avere contatti con l'uomo. E siccome noi siamo uomini e i contatti con un po' di bestie selvagge vogliamo averli, continuiamo il viaggio verso il parco Etosha. C'è una buona e una brutta notizia. La buona è che abbiamo bucato. La brutta è che dobbiamo cambiare la gomma. Ci siamo in ritardo di 3 ore. Ah, ah bravo, prendi il crick. Allora, a parte gli scherzi qua. Tutto quello che vedete, ci tengo a precisarlo, è vero. Non abbiamo sceneggiatura, anche perché... Chi è che scriverebbe ste merdate? Non c'è nessuno, a che ti serve il triangolo? A evitare la multa. La multa? Non abbiamo fatto neanche 200 km e già siamo al primo cambio gomma. Ma devo dire che non è così male come pensavo. Ah, si sta proprio bene qua però. Non fa troppo caldo, non fa troppo freddo. Questa sì che è vita. Io ci credo in te. Allora, il problema è questo. Ci siamo fermati in un punto in cui la strada è un po' in bilico e non ci abbiamo pensato, è colpa nostra. Adesso la ruota gonfia, non entra nel coso che abbiamo alzato e quindi stiamo facendo come si usava una volta, sai quando rubi le gomme delle macchine che gli lasci i mattoni sotto? Con le pietre, non lo so io. Beh, ci basta, dai. Ma il problema è... Aia! Era... un gran pezzo di metallo. Ma si fa troppo tardi, allora montiamo il campo e passiamo qui la notte. Probabilmente piazzeremo la tenda qua, sopra il letto del fiume. Aia. Ci sarà la tenda da qualche parte. Io ho solo una sincera paura degli animali selvatici. Selvaggi. La cosa bella è che abbiamo comprato il carbone ma non abbiamo niente da arrostire. No! Finita la tenda nel fiume! Che palle, dice che si montano in 2 secondi ste tende. Sono sicuro che ci sono i coccodrilli qua, io non ci vuoi. Che belle le mattine in Africa! Buongiorno. Sono le 9:10, la sveglia era alle 8:30. Io sono pronto già da un po', mentre Ludo ancora dorme bello tranquillo. Allora io ho fatto 2 più 2. Abbiamo una macchina, abbiamo un gancio traino. Ma poi arrivano quelle che sembrano essere delle pessime notizie. Hello, mister, good morning. No diesel, sir. No diesel? Yeah. Where? Sorry? No diesel? No diesel. Where can I... Halali? Halali? Yeah. Ok. E questa mi sembra una pessima notizia. Comunque, ce ne freghiamo e fino al parco Etosha in qualche modo ci arriviamo. And I'm on my way, away from here.
siamo venuti fin qui per fare un safari, che non è altro che andare in giro in macchina e fare fotografie agli animali. Beh, in realtà un safari nell'Etosha è molto di più. L'Etosha è un'area protetta di 23.000 km quadrati, praticamente è grande quanto la Sicilia, popolata da centinaia di specie di animali protetti. Al centro di quest'area c'è un enorme e secco lago salato, ma la cosa bella dell'Etosha è che... Vabbè, sai che c'è? Ve lo racconto meglio nel prossimo video sulla Namibia della spedizione di Sto Grand Tour. Per ora vi basti sapere che... andiamo in giro in macchina ad aspettare gli animali. Ma gli animali vanno cercati, studiando a fondo le loro tracce. Devi fare una cosa, Ludo. Devi toccarla e capire se è tanto calda e che consistenza ha. Tu sei l'esperto di animali. Io sono il cameraman, dammi la macchina. No, tu sei l'esperto di animali, affacciati un attimo. Ma toccala tu, è abbastanza fresca comunque, fatta stanotte. No! Che schifo. È un pallone da calcio. Quello che mangiano. Che schifo. Che schizzinoso che è. Piano. Perché? Ho sbagliato. A volte basta chiedere informazioni. Mi scusi. Noi stiamo cercando dei rinoceronti. Che c'è di speciale? È solo un cavallo colorato, juventino. E poi scopri che questi animali sono molto strani. C'è un cavallo grosso grosso e con la proboscide. Come si chiamano quei cavalli con la proboscide, Ludo? Tutti gli animali, quelli più incredibili sono gli elefanti, e per fortuna non sono rari nel parco. Per chi non sa cosa sono, praticamente sono tipo dei cavalli, però un po' più grossi, con le orecchie larghe e appiccicato alla faccia hanno una specie di tubo, che i più colti chiamano proboscide. Gli elefanti ne hanno due di proboscidi, eppure sono molto simili a noi, perché passano un sacco di tempo a giocare con le parti più lunghe dei loro corpi. Siamo rimasti solo noi, perché a quanto pare tutte le guide esperte sanno esattamente dove andare. Ma noi abbiamo trovato una scena fighissima di... sai queste due giraffe che si incrociano sotto al sole con la polvere dell'Africa? Questa. Questo è il riassuntissimo del safari, ma lo racconterò meglio più avanti. Adesso facciamo 500 km verso nord, lungo il confine con l'Angola. A differenza di altri paesi, dove il rapporto con gli abitanti è costante, qui in Namibia non c'è tanta presenza umana. Eppure il nord è popolato dall'etnia Himba, ed è loro che stiamo andando a conoscere. Ok, siamo arrivati in un villaggio Himba. Piccola interruzione. Fra poco vedrete delle piccole cose sui capezzoli di queste signore. Ora, è una cosa che odio fare, però se non c'è la censura, i social mi bloccano. E pensare che i social erano la cosa del futuro. Comunque... allora, il tutto è abbastanza spoglio perché i maschi sono andati a portare a pascolo le mucche dall'altra parte della montagna. Allora... Albano? Albano. Ma a me non piace tanto Albano. Se vedete, hanno un colore particolare. Colore pari. Ocra. 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 Yes. Ocra. Ocra. Yes. Vabbè, vi spiego meglio.
Le donne, sia per estetica, sia per proteggere la pelle e i capelli, usano una pasta di burro e ocra e indossano monili di pelle e metallo. E sui capelli, ciuffi di Springbok. Gli Himba sono un po' i sopravvissuti del deserto del Kaukoland. Infatti, questa gente nomade è riuscita a conservare le tradizioni perché, durante il periodo di colonialismo tedesco in Namibia, si trovava oltre il confine angolano. Dopo un po', però, gli angolani si sono stancati degli ospiti e hanno detto: «Ma che, Angola qua siete?» E alla fine gli Himba sono tornati in Namibia. Ed eccoci tutti qua! La signora non mi caga, così cambio bersaglio e punto a fare amicizia con qualcuno della mia età. Come al solito, per rompere il ghiaccio, tiro fuori il telefono e le mie foto. Ma, nonna, papà, mamma, mamma, papà. Tomo. Tomo? Capanna, come quella? Però casa mia. Te? Mamuranda. Mandaranda? Io uguranda, io non mi. Questo? Io ombe. Te? Te? Io sapevo. Lo vedo dagli occhi, la ragazza Himba si sta palesemente innamorando. E infatti... Ho regalato il mio bracciale. Ma non è un ruaglio. Ah, infatti, visto, te l'ho detto. Mi sono sposato in Namibia. Beh, vista la mancanza di uomini, qualcuno si doveva pur fare avanti. Così. Quella a cui ho regalato il bracciale è diventata mia moglie, con le zizze di fuori. Sei chiusa dentro casa mia, mi ha lasciato fuori, già manco sposati e già mi ha lasciato fuori casa. Non me lo immaginavo così il futuro, però insomma, poteva andarmi peggio. Ehi! Ma ancora il rito non è completo. Ah. E infatti... Cosa sta facendo? Ah, mi sta mettendo l'ocra. Come vuoi andare? Me? Ah, tu te la stai mettendo. Can I use it? Ancora lì. Problem. È sbagliato. Marito e moglie devono fare le cose uguali. You know, eh? We look alike. Ching. E vai. Questo è il punto più basso della mia vita. Abra. It's not the same. I'm red. You are brown. Però le braccia sono simili. Riusciamo a dare la lieta notizia al villaggio, ma... Sono sicuro che mi stanno prendendo in giro da morire perché sembro Carlo Conti. Ma alla fine, io e la mia nuova moglie salutiamo il capovillaggio, mia suocera. E andiamo via. Beh, la vita a villaggio sta diventando dura. Ultimamente c'è un po' di siccità. Il mio bestiame. Per fortuna ho una bella moglie, però, che mi cura, mi bada, mi mette l'ocra tutti i giorni. Tutti i giorni sono sempre pieno di ocra. Per prima cosa, con mia moglie, facciamo un giro nel supermercato per fare la spesa per la capanna, ovvio. E uno dice: cosa c'è di speciale in un supermercato? Beh, quando fai la spesa magari trovi delle signore vestite tradizionali in mezzo ai prodotti che usiamo anche noi. Questa cosa mi fa scassare. Non ho mai visto una cosa del genere. È raro che le etnie tradizionali vivano così vicino a centri urbani, come qui a Opuwo. Però gli Himba sono riusciti a mantenere le loro tradizioni.
e questa convivenza è fighissima. Sono in fila al supermercato con degli imba. Things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my life set on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first day. It was only... Che ragazzi, da questa me la... good morning. Morning, morning, how are you? Very good. Maybe yes. Yes, can you hold for me? Think it's close. It's good diesel. Yeah, good diesel. Il diesel del deserto. Yeah. Quella era la mia colazione. E qua facciamo benzina. Perché oggi ci aspetta una bella attraversata del deserto. Stiamo attraversando il Kaukoland, verso l'Oceano Atlantico, fino a raggiungere una delle coste più affascinanti del mondo, la Skeleton Coast. Parlerò meglio di questa zona nel prossimo racconto con sto Grand Tour. Per ora vi basti sapere che salutiamo le 100.000 otarie di Cape Cross. Ehi, batti 5! Passiamo a Swakop. Ignorando che Swakop significasse cacca. E adesso continuiamo avanti verso... Stiamo andando a Walvis Bay, perché sono un sacco di cose belle da vedere. Non abbiamo tempo per fermarci per mangiare. Cosa diceva? Il suo appuntamento a cena dei Windsor è confermato, Milord. L'importante è viaggiare, viaggiare fa bene. Ma a un certo punto la strada finisce. Stiamo sgonfiando le gomme perché praticamente... L'ho mancato. Ho mancato il veicolo. Allora, questo è il momento in cui sgonfiamo le gomme, perché stiamo per fare questa strada. No, l'hai sgonfiata troppo. Sì, questa strada di qua. Non vi piace? Vi spiego cosa vogliamo fare. Il Namib è il deserto che occupa tutta la zona sud della Namibia. È il più antico del mondo, enorme, grande quasi quanto il Portogallo. Un Portogallo fatto di sabbia. Le dune del Namib arrivano fino all'oceano, ma c'è la possibilità di guidare verso sud su un pezzettino di strada strettissimo ed è la strada più figa del mondo. Ma c'è solo un problema. Se la marea sale, beh, tutto quello che è sulla strada... Vabbè, avete capito, no? Abbiamo due grossi problemi. Il primo è che non sappiamo, anzi, non abbiamo idea di dove andare. Andiamo là. Il secondo è che abbiamo poca benzina. Non so se ci basterà. E il terzo problema è che la marea probabilmente ci chiuderà la strada per tornare. E dormiremo nella sabbia. Ci abbiamo metà serbatoio. Beh. No, beh, per ora stiamo andando molto bene. E ci spostiamo quasi subito. Ops, aspetta, mi devo mettere la cintura che sono... Che poi sono... L'ho fatto apposta. Some dumb fed, no fuck with lump sums in the bank. The chunks fed fun, I'll make you wanna run up and get your cut of the bread back and stash the bundle of cash into your bed. I look good up in the wood. Secondo me, Ludo, con la benzina non ce la faremo mai. Davvero dici? Non so. E con questo spirito che continuiamo. Sulla pista non c'è nessuno, solo qualche sciacallo e qualche otario. C'è un cucciolo di foca. Ehi!
Questa situazione inizia a piacermi, ma io non piaccio a loro, quindi riprendiamo la marcia e proviamo a raggiungere Sandwich Island. Il clima migliora e questa è una buona notizia. Arrivati però di fronte alla strada più figa della nostra vita, ci caghiamo letteralmente sopra. Mi tremano un po' le mani. È l'unica via che abbiamo a disposizione. Che vuoi fare? Se no dobbiamo farci altri 50 km di deserto. Saranno 5-6 km così. Saranno i 5 km più lunghi della nostra vita, lo sai. E quindi sai che c'è? Coraggio e stica! E così stiamo guidando tra le dune del deserto del Namib e l'oceano. Una delle esperienze più belle della mia vita, però, sta per interrompersi bruscamente, ora che la strada si sta stringendo. Per cui scendo dalla macchina e controllo la condizione della pista. Non ce la faremo mai. Già le onde hanno cancellato tutte le tracce. No, ti prego. Quella, la strada sta finendo. Mi si sta chiudendo troppo la strada. Vai. Ecco, questa è la faccia di uno che si sta cagando. Oh mio Dio! Non sono mai andato così vicino al perdere una macchina. Minchia! Hai visto? L'hai vista come sì. ci ha colpito? Sì, ma vai solo! Andiamoci, torniamo indietro, dobbiamo per forza tornare indietro. E appena troviamo uno slargo, ci fermiamo per riprenderci. Si vede che mi stanno tremando le mani? Io vicino all'oceano non ci voglio stare. Io salirei dalla... sono le tracce di prima. Dai, va bene. Decidiamo di continuare dall'interno del deserto e per fortuna guidare sulle dune è sempre una figata. Riusciamo a tirarci fuori da lì e a riprendere la strada principale, ma anche qui succedono un sacco di casini. Per farla breve, le gomme continuano a esplodere da sole. Questo è il motivo per cui non bisogna fare le sgomme con i freni a mano. Questo, guardatelo bene e imparate. È proprio uscita la gomma dal cerchio. Questo per fare gli stupidi. In compenso, passiamo il Tropico del Capricorno e mangiamo la torta di mele più buona d'Africa. Lungo la strada facciamo un salto a Dudley, che merita un secondo di riprese in più. Dudley è uno dei posti più spettacolari del pianeta. È una vallata circondata dalle dune e con degli scheletri di acacia, perfettamente conservati dal clima arido del deserto. Fa paura qua. Impressionante. Che succede? Questi alberi di acacia erano belli tranquilli a passare la loro esistenza sul letto del fiume. A un certo punto arrivano le dune che sbarrano la strada al corso dell'acqua. E gli alberi dice: che fa? Mi togli l'acqua di punto in bianco? E si seccano.
Ma quello che ci chiediamo tutti è: da dove arrivano le dune, ma soprattutto perché si muovono? Ma questo e molto altro su Dudley nel racconto del viaggio di sto Grand Tour. Adesso riprendiamo questa spedizione. Dove eravamo rimasti? Ah, eravamo ancora per strada per Luderitz, ma non ce la facciamo ad arrivare in tempo, per cui montiamo il campo dove capita. Ah, c'è lo stoppino. Ehi. Oh, oh. No. Sta fumando, è normale? No. Forse bisogna... Ecco qua. Che figata. Beh, vediamo di montare il campo. Questa è acqua. Allora, no, montiamo il campo qui dove siamo. Qua ci arrivano tutti gli animali addosso. Qua ci arrivano tutti. Guarda, è pieno di cacca. Sembrano cioccolati. Che cos'è? Boh, conigli. Quindi queste abbiamo detto che si aprono lanciandole? Sì. Non è che lancio la lanterna. Boh, non mi sembra, eh. Qua ci sono meno pietre. Bellissimo. Bobo, sacco a pelo, facciamo il barbecue. Dopo 4.000 km di deserto, aver rischiato di perdere la macchina, dopo troppe gomme squarciate, finalmente stiamo per raggiungere la nostra meta, Luderitz. Nonostante fossimo carichi di aspettative, l'arrivo in città è una delusione. Luderitz è un posto abbastanza inutile. Cerchiamo di far salire il morale con un giro in barca verso una colonia di pinguini. Ma il mare è mosso, i pinguini sono lontani e il risultato è questo. E l'unica cosa che abbiamo visto bene è un pinguino che... A star motivo. Per fortuna, tornati sulla terraferma, una bella sorpresa. Ti ho preso un fratellino. Non ci posso credere, grande quanto me. Bene, mi piace. Iniziamo bene. Ma il vero regalo la Namibia ce lo fa poco dopo. Avete presente... Come si spiega sto posto? Avete presente il sogno di ogni bambino quando si entra nelle case abbandonate e si scavalca? Siamo in una città abbandonata, una città mineraria di diamanti abbandonata. Siamo a Kolmanskop. Questo è uno dei posti più scenografici e strafighi che abbia visto ultimamente. In poche parole, si tratta di una vecchia città tedesca nata durante la corsa ai diamanti africani da parte dei coloni. Ormai questa cittadina è stata inghiottita dal deserto. E questa sì che è la fine del viaggio in Namibia, il mio posto preferito del mondo. Ci sarebbero tante altre cose da farvi vedere o che io stesso potrei scoprire, ma non c'è fretta perché so che tornerò qui un sacco di altre volte. Non mi resta che salutare questo posto speciale con l'ultima serata al campo. Ah, che serata tranquilla. Normalmente in questo momento del viaggio faremo vedere le scene più belle della nostra avventura. Eppure io credo che la Namibia sia stata così incredibile che non ha bisogno di un finale pirotecnico o scintillante! Oh mio Dio! Ha preso fuoco tutta la testa, Ludo! Sta prendendo tutto fuoco, Ludo!